non voglio anticipare di troppo e lascio la parola a chi ha toccato? A Berito, lascio la parola a Berito che è avanti con il resto. Eccomi qua. Allora, vi spiego com'è nata la storia. Avete presente Drupalgeddon 2, l'exploit per fare l'RCA su Drupal? Allora, stavo pensando tra me e me, non il primo giorno, ma il secondo giorno che è uscito. Faccio, ma questa comunità è molto creativa, anzi molto bella. E noi del Nestar Club siamo in zona veneziana e mi ho visto che il comune di Venezia usa Drupal. In realtà non proprio Drupal, mi sono modificata, però è cugina. Ovviamente non l'ho testata, ho detto, boh, se quella usa Drupal, che potrebbe essere vulnerabile, chissà quanti altri comuni usano il CMS Drupal. Allora ho chiamato Piro, faccio andiamo fuori al bar, che ho un'idea per gli HC. Siamo beccati, bellissimo giorno di sole, cioè ho un'idea. Che dici se facciamo un'analisi, scansioniamo un po' di tutto, vediamo quanti CMS ci sono da pubblica amministrazione, in particolare nei comuni, e che versione sono, che plugin hanno, che versione sono i plugin, e se ci sono CVE o Exploit Confine. Allora ho chiamato il mio amico Iro, ho chiamato Naif perché conferma se effettivamente legalmente potevamo fare una roba del genere. Mi è stato detto di sì finché non entri nel sistema, finché non hai un'analisi passiva, va anche bene, borderline va anche bene. Allora ho parlato con questi ragazzi e l'idea è piaciuta. Infatti la reazione è stata brilliant. fantastica, perché non farla e quindi di fatto siamo partiti. Allora, che è successo? Si è La spenta. prima cosa che abbiamo fatto è dovevamo trovare tutti i domini dei comuni. Non si vede la Quando sua trovi i audio. domini, ci sono tutti i sottodomini a trovare e poi si analizza. Perciò, Da quando? che posto migliore se non cercare online nel chat della pubblica amministrazione e trovare tutti i domini? Qua c'è un link bellissimo con tutti i dati dell'amministrazione italiana dove è possibile scaricare il file bellissimo con tantissimi dati di cui comune e dominio del comune. Erano intorno ai poco meno di 8.000, 7.000, 9, 7.000, una roba del genere. Poi, trovate tutti questi domini, ragazzi, i domini sono interessanti, ma secondo me i sottodomini sono ancora più interessanti, perché magari dal dominio c'è poca roba, sottodominio magari è stato sullo stesso server e poi i criminali o le persone possono fare roba. Allora mi sento, ok, dobbiamo trovare tutti i sottodomini, cosa facciamo? Ovviamente non volevo fare tutta la cosa mia, ma speravo di usare tutti i servizi online che trovassi su Domini. Allora, il primo sito che ho trovato, mi sono basato su un tool che si chiama Yotta, che ho trovato poco fa, che va su tre domini, cioè va su tre siti, tu carichi il dominio e metti fuori sotto Domini. Il primo è pk.in, ha trovato 16 sottodomini su un comune a caso. Il secondo era hackertarget.com, ha trovato quanti sono 32 sottodomini, che comunque è il doppio di BK. Poi mi sono detto aspetta un attimo, magari c'è un terzo sito che era forse sottodomini, che è VirusTotal. VirusTotal ha trovato ben 95 sottodomini, bello. Il problema di VirusTotal è che se io adesso ho su VirusTotal gli faccio un multithread, tag dentro e per dimostrare che sei veramente una persona e non un robot. E mi sono detto, aspetta un attimo, non voglio cliccare ogni quattro domini sulle macchine. Allora cosa ho fatto? Siccome il VirusTotal si basa sull'IP e dopo quattro richieste mi blocca, usiamo IP diversi. E che posto migliore per trovare IP se non Tor? Ci sono 20, 700, 800 exit node di Tor, sai cosa? Lanciamo un scrittino che ogni quattro richieste aspetta 2 secondi, cambia Hector e rilancia le quattro richieste.
avanti così, così per credo due o tre giorni. Ma veramente due o tre giorni non so, 800 veramente tanto tempo. E così abbiamo beccato sotto domini. Problema qual era? Che facciamo un esempio, Venezia, il comune di Venezia. Il dominio comune.venezia.it è del comune di Venezia. Il comune, il dominio, il TLD di Venezia.it è comprabile da chiunque. Perciò tu puoi scrivere auto.venezia.it, però non fa parte del comune. Ho visto per esempio che c'è t-shirt.napoli.it che sicuramente non faceva parte del comune di Napoli. Allora cosa ho fatto? Ho lanciato uno script che beccava tutti i domini. Erano intorno, non so, migliaia, tipo... Anche se non mi 200.000 sottodomini. Da quelli una cosa è tirare fuori da sì i sottodomini, un'altra cosa è forzare i sottodomini. Allora ho cercato online un dizionario di mille comuni, ho lanciato anche quello, tirato fuori tutti quelli che mi interessavano, fatto il comando host per verificare se rispondevano i sottodomini, rispondevano nella lista, ho tirato fuori, ho creato solo i sottodomini che avevano il comune nel dominio, li ho messi nella lista. Se non mi sbaglio, tra domini e sottodomini eravamo poco meno di 11.000 titi. Poi che è successo? Lo scopo qua è... Facciamo un po' di... Tiriamo fuori un po' di informazioni, però volevamo usare solo il tool open source per tirare fuori CMS e compagnia varia. Mi sono perso. Il primo tool che ho usato è CMS Detector, tutto spiegato da GitHub, ma non tirava abbastanza... informazioni sotto domini, CMS, un'altra domini, CMS elevato non erano soddisfacenti. Allora cosa ho fatto? C'è online dei siti, tu hai un dominio e lui tira fuori il CMS. Tra i vari siti che ho testato, ho visto che systemcheck.net era valido, potevo fare un bel multithread, ho cominciato con 1000 thread alla volta, dopo un paio di secondi non rispondeva più. Sono sceso a 900, 800, 700, 400, andava lento ma andava. Anche ovviamente sono andato avanti per giorni, e alla fine ha tirato fuori molti più risultati che il CMS Detector. Vuoi far vedere i risultati? Sì. Allora, i risultati sono questi. Di fatto abbiamo deciso di concentrarci su quelli più, tra virgolette, famosi, di fatto. Quindi abbiamo WordPress, abbiamo Drupal e abbiamo Joomla. E di fatto ne abbiamo trovati anche altri, ma in funzione del tempo che volevamo dedicarci, avevamo a disposizione, abbiamo proceduto appunto con queste tre macro categorie che troviamo nel web. Infatti, come sappiamo, già WordPress siamo su un 30%, poco meno, nell'intero globo a livello di CMS utilizzato. E quindi a questo punto, una volta che abbiamo delineato le tre macro categorie, abbiamo cercato quelli che potessero essere dei tool open source che potessero venirci, diciamo, comodi per effettuare quelle che sono appunto le scansioni ed andare avanti con il progetto. Abbiamo utilizzato DroopScan, abbiamo utilizzato WPScan e abbiamo utilizzato JoomScan, di fatto. E per quanto riguarda la parte che ho seguito direttamente, è appunto WPScan. Perché ho deciso di utilizzare WPScan? Perché effettivamente è un ottimo tool che ci permette anche di avere un background dietro, un database contenente varie CVE e varie vulnerabilità, e quindi mi ha risparmiato tantissimo tempo, di fatto. Quindi come ho proceduto? Come? Si sente? Ok. E di fatto mi ha risparmiato tantissimo tempo. Una problematica che ho trovato è che effettivamente WPScan nasce come un tool progettato per prendere in esame un singolo sito per volta, un singolo CMS per volta. Quindi non ha nemmeno uno switch interno lui suo che ci permette di andare ad analizzare molteplici CMS contemporaneamente, sempre WordPress. Quindi sento Berito, gli dico: Berito, come procediamo? Lui mi guarda e mi fa: amore, scripta tutto, scripta. E a questo punto, banalmente, ho fatto un piccolo scriptino che da una lista, la lista che ci avevamo preparato, parsata ed estratta, prendesse appunto i vari domini e li buttasse pian piano, con un piccolo slip in modo da non fare flooding,
una varia scansione. Ci ha occupato qualche ora e alla fine abbiamo ottenuto i risultati. L'output è abbastanza friendly da parsare, quindi abbiamo potuto prenderci le CVE, le varie vulnerabilità e caricare tutto poi in un altro documento che ci ha servito sostanzialmente per andare a generare dei grafici e portare un dato. Ora lascio la parola al buon Edoardo che invece spiegherà Drupal e Joomla come ha proceduto. Allora, a me sono toccati Drupal e Joomla che sono stati abbastanza più difficili di WordPress per certi motivi. A me e Iro è capitata, diciamo, la parte di vulnerability scan. Riprendo un attimo il suo discorso perché voglio approfondirlo un po' di più per quanto riguarda Joomla e Drupal, perché abbiamo incontrato dei problemi. Allora, intanto siamo partiti dal utilizzare WP Scan creato da Sucuri e Joom Scan creato da OWASP. Per quale motivo siamo partiti da questi due CMS? Per un semplice motivo, che hanno un vulnerability database alle spalle che aiuta la detection delle vulnerabilità. Cosa che per esempio Drupal, Drupal Scan in questo caso non ha e molti altri CMS Vulnerability Scan, chiamiamolo così, non hanno. Allora, come funzionano, diciamo, questi tool open source che abbiamo utilizzato molto facilmente? Sia WP Scan che Joom Scan prendono il dominio, fanno una richiesta a dominio HTTP, HTTPS, porto 80443 per vedere se il dominio risponde. Poi, dopo aver fatto questo, molto semplicemente fanno una version detection del core del CMS e a quel punto hanno la prima informazione veramente importante. Vanno sul loro vulnerability database, mettono l'informazione, il vulnerability database ci dirà quali sono tutte le vulnerabilità che sono possibilmente all'interno, cioè che ci sono in quel CMS. Voglio far notare che questo, diciamo, in un ambito di security, di penetration test, può essere definito come un vulnerability assessment. Siamo arrivati ad avere una lista di possibili vulnerabilità che non abbiamo potuto testare, ma che probabilmente ci sono. Quindi la linea, diciamo, del penetration test non è mai stata superata. Dopo aver fatto questo check del core, fanno degli altri security check banali, tipo cercano l'administration page, cercano robot.txt, directory listing, backup, spesso trovano informazioni, spesso no. La parte, diciamo, che poi ci interessava molto di più, che fanno benissimo questi due tool, era la parte che faceva plugin enumeration. Quindi numerava tutti quanti i plugin, cercava se trovava le versioni dei plugin, ritornava su vulnerability database e tirava fuori tutte quante le vulnerabilità possibilmente associate. Se non trovava la versione, comunque tirava fuori le vulnerabilità, dovrebbero essere state testate a mano, ma ovviamente non potevamo farlo. Il problema che abbiamo incontrato, appunto, è che questi due tool purtroppo sono stati creati apposta per fare un check di un sito solo. Perché l'idea qual era? Io faccio un sito in Joomla, faccio un sito in WordPress, prendo il tool, faccio un vulnerability scan per essere sicuro di non avere vulnerabilità. Questa era l'idea. Noi dovevamo fare uno scan di una mole di dati enorme. Joomla era il più grande, ne aveva 942, mi pare. Quindi potete capire che dovevo inventarmi qualcosa per fare questo. Lo script che avevano già creato loro, l'ho riutilizzato, era un pelino diverso e anche un po' più semplice per certi aspetti. Joomla ha una cosa molto bella che in automatico crea i report su una share folder e quindi non serve dare flag ulteriori, cose che invece in WP Scan è stato un problema, abbiamo dovuto creare degli script un po' più avanzati per gestire questa roba qua. JoomScan invece lo fa in automatico. Dovevamo far partire tutti quanti questi scan insieme per appunto non impiegarci anni. Per farlo abbiamo creato questo script che faceva un semplice ciclo for e faceva lo scan, finiva lo scan e riprendeva un altro. Ovviamente non aveva senso perché tanto valeva fare gli scan manualmente, perché se il processo sopra di Joom Scan non finiva, quello dopo non cominciava. Quindi l'idea qual è stata? Mettiamoli in background, ci mettiamo un eye commerciale alla fine del comando, li mettiamo tutti in background e siamo a posto. Qual è il problema di fondo qui? Che già stavamo utilizzando cose che WP Scan e Joom Scan ci permettono, che sono del multithreading, quindi potevamo avviare processi multithread e già avviare in 10 secondi tipo 940 processi con 100 thread, potete capire il casino che poteva venire fuori. Quindi abbiamo pensato insieme di mettere appunto questo delay di 10 secondi, molto semplice, che
ogni minuto faceva partire 6 scan. Nel giro di 6-9 ore più o meno sono partiti tutti e in automatico sono finiti. Quindi in una notte di fatto siamo riusciti a fare gli scan. È stato molto importante mettere questo delay perché siamo riusciti ad avere anche meno falsi positivi e meno problemi in generale. Infatti la scan è venuta bene. Passiamo un attimo a Drupal. Allora, Drupal è stato una rogna di fatto. Perché per quanti vulnerability scan abbia, e ce ne sono 1 milione che fanno Drupal, nessuno ha un vulnerability database alle spalle e funzionano tutti di merda. Allora, quello che di fatto sembra fatto meglio è DrupScan, che tra l'altro, incredibilmente, al flag ha fatto apposta per dargli un input list, quindi non ha neanche dovuto fare lo script. L'abbiamo lanciato, l'ho provato a lanciare all'inizio io con 1000 thread, ho lasciato una notte, mi ha fatto 4 siti. Questo perché? Perché non sono fatti bene come sono stati fatti gli altri due. Hanno un processo molto più statico e molto più lungo. Quindi, purtroppo, per questo e per motivi di tempo, abbiamo dovuto scegliere solo di enumerare le versioni di Drupal, le versioni core di Drupal, senza fare enumeration di temi, security check, eccetera, e plugin. Diciamo che comunque non è un'informazione da poco. Perché di fatto l'80%, forse di più, delle versioni di core che abbiamo trovati erano vulnerabili al Drupalgeddon 1, 2 o 3, quelli che erano. Soprattutto al 2, che era in assoluto quello più grave. Quindi diciamo che comunque l'informazione era buona e faceva capire la gravità della cosa. Abbiamo finito, per gli scan diciamo che purtroppo ci siamo concentrati solo su questi per motivi di tempo e comunque perché avevamo una buona community sotto e tool open source che ci davano una mano. Presentiamo un attimo i dati che abbiamo tirato fuori. Parli tu. Allora, io oltre a dare consigli e aiutare con gli script, diciamo... Non ho fatto questi grafici perché in grafica sono una capra, ci ha pensato il buon David, ma ho tirato fuori i numeri, diciamo. Queste sono le singole versioni di WordPress, in questo caso, e come vedete ci sono delle criticità, nel senso che sì, il 25% sono aggiornati all'ultima versione, ma il restante 75% resta indietro, chiaramente. E possono esserci delle vulnerabilità, come potete ben immaginare. E la stessa cosa, prego, è per Joomla. Qui la situazione è ancora più critica, che come vedete, per esempio, la versione 2.5.28, scusate, ha il 17% delle occorrenze, che è chiaramente vulnerabile a Drupal. Era Drupalghetto? Era il 2? Vabbè. Scusate, giusto. Brutta giornata. Comunque, a parte la vulnerabilità grossa di cui stavo parlando, che non è questo il caso, vedete che non è aggiornato molto, quindi probabilmente c'è qualcosa. Per il resto, grossi numeri non abbiamo. Solo il 7% e mezzo è aggiornato l'ultima versione. Molto brutto. Passiamo oltre verso Drupal e la cosa è ancora peggiore probabilmente. Come vedete il 3% è l'ultima versione, il resto insomma segue in coda con un 32-25 verso le ultime versioni, ma comunque potrebbero essere vulnerabili. Noi non sappiamo esattamente quali vulnerabilità hanno quelle versioni perché non l'abbiamo riportato nel test, però abbiamo in linea di massima, adesso ve lo mostriamo, tutto il numero di vulnerabilità totali che abbiamo trovato. E il Drupalghetto ovviamente, che chiaramente su una buona parte di questi siti che stavo scambiando prima per Joomla, mortacci miei, funziona. Funziona e da adito a... potrebbe, vabbè. Sono stato un po' catastrofista, scusatemi. Va bene, restiamo sull'ipotetico,
se lo possiamo permettere. Diamo adito alla pubblica amministrazione di comunque aver fatto qualche fix, speriamo. Passiamo avanti con l'altra slide. E qui vediamo il totale dei CMS analizzati, semplicemente. Abbiamo analizzato 900, quasi 1000 Joomla, 460 WordPress e 134 Drupal. E c'era anche OpenCMS che aveva una fetta considerevole, ma non trovando l'open adatti allo scan, ci siamo concentrati su questi tre, semplicemente, per questioni di convenienza e di tempo purtroppo. Infatti nessuno toglie che il resto dei siti che abbiamo trovato siano o non siano vulnerabili, noi non lo sappiamo, abbiamo analizzato, diciamo, passivamente solo questi. E qui la disfatta di Caporetto della pubblica amministrazione. Questo è il totale delle vulnerabilità che abbiamo trovato nel nostro scan. Non sono divisi per CMS, sono numeri totali. Come vedete, i CVE, ovvero le vulnerabilità generiche, a cui non sono associate vulnerabilità specifiche, sono 4.000 e rotti. Un buon numero, direi. Ma partendo dalle vulnerabilità specifiche, non ho più saliva, scusatemi, partiamo dal XML. Non vedo nessuna birra, purtroppo, quindi di acqua marciscono i pali e per cui mi attengo alla mia secchezza salivare. Allora, partiamo da questo che è XML Entity, External Entity, che può portare a del disclosure di informazioni. Ce ne sono un po', però comunque dopo Edoardo dirà un'altra cosa interessante riguardo a tutte queste vulnerabilità. Poi HTTP Header Inclusion, che può portare a redirect malevoli su altri siti, per esempio, ma tante altre cose, per essere sintetico dico solo questo. Privilege escalation, ovvero quando siete registrati a un sito, un CMS della pubblica amministrazione, di solito a login, vi registrate in qualche modo, visto qualche bug, qualche exploit, potete diventare per esempio amministratori di quel sito. E da lì cacao. Ok? Penso sia abbastanza esplicita come cosa. RCE, Remote Code, Remote Command Execution, ovvero noi possiamo introdurre del codice dentro al nostro sito vulnerabile e farlo eseguire visitando una pagina. Male, molto male. Remote File Inclusion, anche qui ne abbiamo molti. Certo, tutti aspettate di arrivare all'ultimo, ovviamente, immagino, quella riga nera brutale. Ma partiamo ancora da questi poverini, perché comunque sono abbastanza gravi. Remote File Inclusion, possiamo introdurre dei file nell'applicazione vulnerabile, farli eseguire, information leakage, possiamo caricare delle shell, brutale. CSRF, ne abbiamo anche qui 400 e rotti. Possiamo con questo ingannare l'utente facendogli compiere delle azioni su qualche altro sito. Questo, diciamo, non è così grave come gli altri, però potrebbe, diciamo, cambiare lo stato. Adesso faccio un esempio stupido che non accadrà mai. Potreste comprare un vibratore su Amazon con questo, ok? Non accadrà mai su Amazon, però qualche altro sito potrebbe essere vulnerabile a questo. Local File Inclusion, possiamo andare a vedere dei file che sono dentro al sito vulnerabile, quindi con information leakage mica da poco, per esempio password e cose varie. Remote Code Execution, possiamo andare in 1000 e quasi 200 casi, andare a eseguire del codice sulle nostre applicazioni vulnerabili. Brava pubblica amministrazione, complimenti. Benissimo. CSS, cross-site scripting, possiamo andare a ingannare l'utente in qualche modo, in 1000,
174 casi. Ragazzi, io non ho più voce, veramente, cioè, qua c'è solo da piangere. Con l'ultimo fiato che mi resta in corpo, nei polmoni, parliamo delle sequelle injection, che penso molti di voi sapranno cos'è, con questa vulnerabilità che è, a quanto pare, comune, e secondo OWASP è una delle più comuni, e effettivamente, come vedete, lo è. Ce ne sono 10.000 da noi rilevate, poi chissà, magari ce ne sono di più, magari qualcuno in meno, magari hanno fissato, non lo sappiamo. Però diciamo che l'ipotesi è 10.000 e quasi 500 modi per entrare in database della pubblica amministrazione dei comuni. Information leakage enorme, chiaramente. Non penso ci sia altro da dire. Ma passo la parola a Edoardo. Ma allora, volevo farvi notare un'altra cosa. Già sembra brutto questo grafico, cioè, con tutte le info che ci sono. Ve lo rendo ancora peggio. Non ve le voglio ridire tutte, però voglio soffermarmi su qualcosa. Beh, intanto, come diceva Rigas giustamente, anche OWASP, che ha la OWASP Top 10, mette come primo livello le A1, le injection, che sono SQL injection, e SQL injection, ce ne sono anche altre come OS Remote Command Execution, OS Command Execution, che sarebbero queste qui. Però di fatto comunque diciamo che questo grafico rispetta quello che OWASP dice, secondo loro, quindi le injection sono quelle diciamo più comuni. Loro mettono per esempio al terzo posto l'XSS e di fatto ci sono anche qui. Quello che volevo dirvi sono due cose principali. Cosa sono le exploit chain e quanto gravi veramente possono essere queste vulnerabilità parlando di pubblica amministrazione, non in generale. Allora, intanto una cosa piccola, che può sembrare piccola, come una privilege escalation, che spesso è fatta post authenticated, di fatto non lo è così poco, nel senso che spesso in CMS come WordPress, Drupal, eccetera, eccetera, ci sono delle exploit chain fantastiche. Ovvero io non sono nessuno, entro nel sito, ho una vulnerabilità che mi permette di fare l'account creation, quindi creare un account, oppure faccio un username enumeration e poi un brute forcing della password, divento un utente non privilegiato, privilege escalation, modifico una pagina del sito, mi spawno una reverse shell e ho controllo della macchina. Quindi per quanto possa non sembrare pericolosa una cosa del genere, di fatto lo è. Parlando poi di pubblica amministrazione, la maggior parte dei siti di fatto è su hosting. Quindi una vulnerabilità che di fatto è gravissima come remote command execution o remote code execution, che alla fine ci portano sempre ad avere una shell nella macchina, è vero, è molto grave, ma secondo me non c'è tanto quanto una SQL injection o local file inclusion. Per quale motivo? Scusate, anche un XXE. Per quale motivo? Perché quello veramente importante che può esserci all'interno di un sito sono le informazioni. Quindi le informazioni che c'è al database le prendiamo tramite una SQL injection. Le informazioni che possiamo avere nei file le possiamo avere tramite una local file inclusion. Tutte queste informazioni possiamo avere comunque con delle remote command execution o code execution. Quindi di fatto, per quanto alcune non sembrano veramente gravi, in questo specifico caso lo potrebbero essere di più. Per concludere, cosa ce ne facciamo di tutte queste belle informazioni? Adesso stiamo finendo di organizzare i dati, cominceremo a con l'appoggio del CERN PA. CERT PA, cominceremo a contattare i gestori dei vari siti dei comuni, cominceremo a contattarli appunto e gli daremo 90 giorni per quantomeno dirci sì, abbiamo visto, e dopodiché pubblicheremo i dati grezzi. Così anche il resto della community potrà giocherellarci un pochino. L'idea, fatto quello, è automatizzare il processo ulteriormente, fare in modo che ogni
tot, dobbiamo ancora decidere ogni quanto, vengano creati dei dati nuovi, pubblicati, resi disponibili a tutti. Gli strumenti utilizzati, o meglio, la colla che abbiamo utilizzato, a parte gli strumenti già disponibili, per portare avanti questa ricerca sarà resa liberamente disponibile, così chiunque potrà riprodurre i risultati e la ricerca. E appunto abbiamo fondato, tra virgolette, in questa maniera questo osservatorio digitale della pubblica amministrazione. Sì, osservatorio digitale della pubblica amministrazione, sperando da una parte di far divertire tutti voi, dall'altra di migliorare un po' questa situazione incresciosa in cui versano i siti dei comuni, e ricordatevi che abbiamo guardato solo i siti dei comuni e non quelli della pubblica amministrazione in generale. E a questo punto c'era altro? Siamo ai ringraziamenti, passiamo ai ringraziamenti. Vogliamo ringraziare appunto CertPA, che ci ha permesso di, cioè ci ha dato il là, diciamo, per giocare con questa cosa, e ci aiuterà più avanti a gestire questi dati, a gestire la disclosure, eccetera. E vorremmo anche ringraziare Raffaele Angius, un giornalista che oggi è stato così gentile da promuovere questo talk, e ha intervistato anche Berito. E niente, con questo credo che abbiamo concluso. Qui ci sono i nostri contatti se volete parlare con noi. A breve tutti i risultati a giorni saranno, almeno gli aggregati dei risultati, quindi quello che avete visto oggi, sarà disponibile sul nostro sito nella sezione progetti. Se volete contattarci, parliamo volentieri di tutto il processo, qualche extra rispetto a quello che abbiamo detto questa sera. E niente, grazie a tutti. Se ci sono domande siamo qui. Domande? Niente? Ah, una domanda. Faccio anche il valletto, va. Un'opinione più che altro. Visto l'elevato numero di SQL injection che avete trovato nel vostro studio, come mai pensate che non vengono utilizzate, ad esempio, tecniche come query parametrizzate o cose di questo tipo sui vari siti? Perché non vengono usati i prepared statement invece di fare query stack? Ti rispondo molto semplicemente, sono CMS, sono Content Management System, sono stati scritti da qualcuno che non sapeva cosa fossero o non aveva voglia di utilizzarle, perché tanto di SQL Injection cosa fai? No, dampi tutto al database. E comunque, nel senso, per dire, adesso i CMS nelle nuove versioni stanno magari cominciando a utilizzarle, o perlomeno si fanno dei filtri loro che qualcosa riescono ad evitare. E il problema qual è? Non aggiornarli. Queste vulnerabilità vengono fuori perché sono conosciute su core o su plugin non aggiornati. Quindi. Oltre al fatto che la situazione dei plugin in generale è disastrosa, nel senso, un conto è il core, viene scritto decentemente, i plugin mica tanto. Eccoci. Sì, grazie per il vostro lavoro. Da Data Protection Officer di alcune pubbliche amministrazioni spero di non essere tra quelli che ricevono la comunicazione, ma al di là di questo, ecco, siccome avete detto giustamente, comunicheremo con le PA, probabilmente anche magari tramite il CertPA, non so, ecco, però vi direi, se non ci avete già pensato, di utilizzare anche l'indirizzo del Data Protection Officer. Le PA dal 25 maggio sono obbligate a nominare, e anche tutti i comuni sono obbligati a nominare un DPO. Io da Data Protection Officer, se ricevessi una comunicazione del genere, scatenerei l'inferno, nel senso che direi tappate tutto subito. Quindi vi consiglierei, sempre che non ci abbiate già pensato, di indirizzare la comunicazione non solo ai canali, diciamo, istituzionali, la PEC del comune, eccetera, eccetera, ma anche all'indirizzo del DPO che trovate per forza sul sito dei vari enti pubblici. Qualcun altro?
Basta? Bene.